natura vi ha già insegnato a respirare. Quando qualcuno ti dice piglia il diaframma e spingi verso l'alto, tu dici sarà così. E lì ci si fida e ti dice il diaframma e tu ti ci attacchi. Cosa può fare di bello il diaframma quando voglio soffiare l'aria? Starsene fuori dalle scatole. A mio avviso parlare di diaframma conviene dargli importanza. Non ne parliamo. Ce l'avete tutti un pochino, sì, i grandi, il piccolo, vai, vai, andiamo, andiamo, andiamo. Ci appemo un pochino. Fuori, fuori, senta, ma io sono tutto zero, dentro. Però fra che ti esprimenti, visto che c'è della resistenza. Tu puoi farlo. Però un movimento lento, ragazzi, lento, riempitevi lentamente. Stop un attimo, stop un attimo. Com'è la sensazione? Sentite l'aria che vi entra o proprio rigido? Così. Vai, provate. Quindi, con calma, con calma. Sì, per dentro. La respirazione più naturale possibile. Quindi inizio, farò Martino e farò. Braccio lento. A volte ti viene, dopo te rendi conto, però a volte ti viene lento di farlo, cioè non so che non bisogna. La culisse è come questo. Fallo bene. Tiro. Mi cantate le vostre parti. Sempre anzwei dai. Vai, ok, da questo levare, va bene? Parati. Ok. Quattro, tre. Un, due. Suonato bene, ottimo lavoro. Mi resi. One, two, three, legato il petto. È lo stile che dà più benefici. Tranquillo, faccio pure io, vai tranquillo. Tira. Tira forte, forte vai, finché non sentiamo boom. Tu devi fare un pezzo così in avanti, non devi suonare con questa, ma con l'esterno delle labbra. Non puoi piacere a tutti, e suonare per piacere a tutti vuol dire annullare la tua personalità. Siccome non c'è una base ritmica, quindi dovrei cercare di costruirla col suono. Vai, firma la prova!
Subito, vai subito. Ma quella è bellona. Ascolta, ma parto solo dopo o suono subito? Ci spiega lei, professore, sì? Cosa serve quel foro antistante? Cosa serve quel foro antistante? Antistante? Anti o ante? Cosa serve? Serve perché sennò ti lisci addosso. Aida! Fuori. Padre.
Padre. Bravo. Ma vai vecchi vei. Vada al piede.